Do ora la parola a Franco Ferrarotti. Franco Ferrarotti non ha chiaramente bisogno di presentazioni, professore emerito di sociologia, intellettuale poliedrico e autore di numerosi testi letti e studiati in Italia e nel mondo. Cito tra gli ultimi titoli L'anno della quota 90 e Un popolo di frenetici informatissimi idioti. Grazie. Molto difficile, signore e signori, una serata come questa, d'altra parte di tempo accettabile, direi allietata anche da una brezza che spazza via, se non lo spaccio della bestia trionfante, come riteneva Giordano Bruno, almeno pulisce l'aria, le polveri sottili, come si preoccupa, diciamo, di dire e affermare la nostra autorità locale. Parlare di Bruno in realtà è molto difficile, è facile parlare di Bruno come martire, è chiaro, la sua eroica resistenza, quando pensate a Galileo bastò far intravedere il cavalletto su cui la Santa Inquisizione stirava a fine di bene per salvar loro l'anima, i presunti eretici, perché subito abbiurasse. Non c'è nulla da dire, però poi ad Aceto, nella solitudine della vecchiaia, sappiamo come Galileo morì molto addolorato, amareggiato. Dopotutto aveva in realtà salvato se stesso con un sofisma. Io vi dico cosa vedo in cielo, ma non come andarci. Andare in cielo è compito vostro, di teologi. E in questo modo, però, Galileo non faceva che legittimare il ruolo autoritario e duro del potere gerarchico della Chiesa Cattolica. È facile anche parlare della violazione della dignità del torturato. Noi non abbiamo Roberto Bellarmino, questo soave, atroce gesuita a cui Roma ha dedicato una delle più belle chiese in piazza Ungheria, San Roberto Bellarmino. Naturalmente Bellarmino non si curava soltanto della tortura fisica, c'era una violazione della dignità, la mordacchia, qui su questa piazza. La nostra Presidente l'ha già implicitamente ricordato, quando in tutti i regimi giuridici, tutti i sistemi giuridici di tutto il mondo, viene riconosciuto al condannato a morte la possibilità di esprimere le sue ultime volontà prima del momento fatale. Niente. A Giordano Bruno viene negata la possibilità di esprimere il suo testamento spirituale. Noi dobbiamo, con la nostra mediocrità, cercare di ricostruirlo. La mordacchia come ai cani, perché il soave, raffinatissimo, dalle orecchie sensibili, Roberto Bellarmino temeva che contumelie e bestemmie potessero uscire dalla bocca del frate Nolano. Questi due aspetti sono molto semplici, ma c'è un terzo aspetto su cui vorrei brevemente, io non ho molti minuti a disposizione, però vorrei brevemente intrattenermi insieme con voi, l'aspetto propriamente scientifico. E qui c'è qualche cosa che già è stato detto mirabilmente dalla professoressa Maria Mantello che vorrei riprendere, cioè noi di regola, mi riferisco agli storici delle idee, della filosofia, cioè, con cui naturalmente carissimi amici, i migliori sono morti, incredibile, ma Ludovico Geymonat, Paolo Rossi e poi naturalmente fra coloro che ancora sono fra noi, a parte la nostra Presidente in primo luogo, Pier Giorgio Odifreddi e soprattutto Michele Ciliberto, che ha dedicato a Giordano Bruno un'opera fondamentale. Non hanno capito quasi niente, perché continuano a dire che ha previsto, è stato un preveggente, ha avuto un preconizzatore. No, c'è in Giordano Bruno un momento durissimo che va ricordato ed è la caduta tremenda, la critica radicale del dualismo platonico, poi attraverso la mediazione di Agostino cristiano, senza cadere però nelle piattezze del realismo ingenuo aristotelico
dicotomistico, cioè quella sistemazione dovuta, posso dirlo una volta tanto, visto al nostro grande conterraneo, il gran ciociaro San Tommaso d'Aquino, questo noi dobbiamo pur ricordarlo, senza cadere nel realismo ingenuo. Che cosa ha voluto dire questo? Della lettura difficile dei testi, molto difficile, ci vuole tutta la tenacia della nostra Presidente per leggerli riga per riga. Testi molto difficili di Giordano Bruno, noi troviamo un primo punto contemporaneo fondamentale. Bruno fa cadere la cesura fra saggio teorico filosofico e racconto, e momento biografico, e romanzo. Cosa che poi Rousseau, solo secoli dopo, quattro secoli dopo, più di quattro secoli dopo, Sartre, cioè il filosofo che racconta se stesso, la filosofia, i suoi pensamenti. Cioè. Questa caduta radicale cosa ha voluto dire? Ha voluto dire, badate, questa è una frase che in qualche modo ricostruisco dai testi, la corporeità della mente. Le basi fisiologiche del pensiero, cioè, in luce ci sono le neuroscienze di oggi, un momento, senza però, come invece fanno le neuroscienze che riducono in fondo la capacità di connettere aspetti diversi, la pura sinapsi cerebrale, senza la caduta nel materialismo volgare e prosaico di coloro che ritengono oggi, e dovrebbero ancora imparare proprio da Giordano Bruno, ritengono che tutto il conoscibile sia soltanto il misurabile. Ora non è solo questo, io mi scuso, scusate, queste sono delle, se non me lo permettete, sono delle frasi, delle asserzioni di tipo filosofico che non si meritano l'applauso, si meritano il pensiero profondo e la riflessione quando sia possibile, magari prima di concedersi alle braccia misericordiose di Morfeo la sera prima di andare a dormire. Ora il punto è questo, noi siamo in presenza di una caduta del dualismo che invece è stato fatto e su cui fonda il suo potere proprio la Chiesa Cattolica, l'anima è Platone, è nel Fedone, no, questo cade, l'anima è legata, è condizionata, non solo, quindi non ci sono leggi universali scientifiche, è previsto anche questo in Bruno, è straordinario. Quando si parlava ancora per tutto l'illuminismo fino all'Ottocento, fino a Poincaré, si parlava, fino al nostro Pareto, si parlava di leggi scientifiche universali, universalmente necessarie e necessitate, intemporali, no? In Bruno c'è l'irruzione della dimensione tempo nel pensiero umano e nelle stesse, diciamo, concettualizzazioni, nelle fondamentali asserzioni del discorso filosofico. Quindi Bruno prevede ciò che oggi è sotto gli occhi di tutti, leggete i testi di Prigogine, della sua assistente Isabel Sengler, dall'essere al divenire, vale a dire le leggi scientifiche non più come un fatto dogmatico, biblico, diciamo fatto valere da una chiesa, ma al contrario come uniformità tendenziali probabilistiche, solamente in senso probabilistico. Questo è straordinario. E poi questo cosa significa? La caduta della cesura fra saggio filosofico e racconto biografico significa unire il teoretico al vissuto. Significa scoprire in fondo come chi pensa in realtà non può essere scisso, come pensava ancora Descartes, dall'essere pensante. In fondo, io mi scuso, ma al contrario è necessario avere ben presente la corporeità della presenza umana nel mondo. Io mi domando, permettete che io beva, i vecchi hanno sempre sete ma non lo sanno, io lo so. Ora, mi domando che cosa direbbe oggi Bruno
di questa nostra realtà virtuale che crea un mondo parallelo, che si suppone più ricco, più bello, ma che ha un solo difetto, non esiste e serve a inciarmare una folla di poveri idioti, adolescenti, giovani adulti e anche molti adulti e anche qualche mio conterrato, per carità, qualche coetaneo, vero? In fondo cosa direi? Che cosa c'è in questo? C'è il senso mediterraneo della, diciamo, totalità dell'esperienza umana. L'esperienza umana come fatto sociale totale, diceva un famoso antropologo, Marcel Mauss. Vale a dire, non basta vedere, bisogna toccare, palpare, palpeggiare, assaporare, sentire, odorare la presenza umana nel mondo come una presenza totale che dà senso e significato all'esperienza. Questo è ancora oggi ciò che in fondo noi, in psichiatria, in psicoanalisi, in sociologia, andiamo a dire, ma non basta. No, non basta questo, ci sono ancora due punti deliziosi che vanno presi, io lo dico, se posso rivolgermi ai miei ex colleghi della Sapienza, quest'uomo, questo straordinario individuo, poi sapete che viene poi da Nola, da una povera piccola famiglia, come sempre accade, questi grandi personaggi nascono lontani dai centri metropolitani, quasi a confermare il nesso misterioso fra marginalità e creatività. Questo diceva di sé accademico di nulla accademia, questo clericus vagas che va a parte a Napoli, Milano, Roma, Parigi, la Sorbona e va ad Oxford lasciando poi ai celeberrimi colleghi di Oxford, incarnazione della boria dei dotti, una lettera tremenda, micidiale, in cui dimostra tutta la loro meschinità proprio accademica di piccoli posti, una meschinità tuttora non solo dilagante ma trionfante nelle nostre università, il patriottismo di disciplina. Signori, noi siamo di fronte a un pensatore in senso non soltanto preveggente, come anch'io ho detto qualche volta, non avendo letto abbastanza bene i suoi testi, sono molto noiosi a volte, molto difficili. Benissimo. Qui siamo in presenza di qualcuno che ha capito la necessità di una impostazione multidisciplinare della ricerca socio-antropologica, della ricerca filosofica. Non si può più essere semplicemente dei giuristi senza cadere nella miserabile trappola dell'ottimismo normativo italiano per cui fatta la legge si crede che si è fatto tutto, mentre non è che il primo passo bisogna attuarla, vedere come viene applicata e poi controllarne i risultati che possono essere esattamente contrari a quelle sperate. Non basta, ci vuole un'impostazione multidisciplinare perché la presenza nel mondo ha più facce, è complessa e va vista quindi non solo, siamo al punto decisivo in cui oggi si sta lavorando, non soltanto qui da noi, negli Stati Uniti, nell'università in cui ancora mi onoro di perdere un po' di tempo, spero non lo faccio proprio perdere agli altri, Chicago, piccola città, New York, si sta lavorando su un modo nuovo di formare i concetti, non più i concetti quiditativi, essenzialistici, quelli su cui si fonde il potere eurocratico veramente insindacabile e criminale molto spesso. Non c'è più possibilità di dire extra ecclesiam nulla salus, non c'è chiesa. Ormai siamo di fronte a una formata, al problema di formare i concetti dal basso, racimolando frammenti di vita vissuta e cercando insieme di costruire categorie, un nuovo concetto della verità, non più la verità solo come bene interiore, personale, un insieme di concetti anche logicamente consonanti, coerenti, non basta più. La verità come progressiva e graduale consapevolezza di una operazione, di un'impresa comunitaria, collettiva, attraverso il dialogo interpersonale. Io a volte penso, e mi pare che il mio tempo ormai sia finito, io penso, abbiamo avuto recentemente in questo paese
abbiamo avuto a Roma, abbiamo avuto un Papa straordinario, un Papa attore, un grande attore, il Papa polacco, caro Wojciech da Cracovia, che teneva tutto il palcoscenico, solo per sé, tutto, parlava, declamava, esortava, tuonava, voi uomini delle mani, tutto per sé, non ascoltava. Credo che veramente in buona, in tutta coscienza, pensasse di non aver bisogno di ascoltare. Era già tutto detto. Forse soltanto la malattia degli ultimi giorni lo rese più umano, più vicino. Diciamo la verità, finalmente più autentico. Aveva cessato di fare l'attore. Era una vita. Abbiamo avuto un altro Papa. Un Papa, ce l'abbiamo ancora tra l'altro. Un Papa tutto diverso. Un bibliotecario, un Papa che non stava certamente non sul palcoscenico, no, per carità, nessun palcoscenico, la biblioteca, nella polverosa penombra tranquilla, nei lunghi pomeriggi leggendo curvo sui libri, un Papa estremamente conservatore, già segretario a Propaganda Fide, sentinella dei grandi testi, dei grandi rotoli, la grande Bibbia. Papa schivo, anche quando alzava le mani e le braccia per salutare, le alzava come si sa, come si alzano due moncherini ingessati. Oh, che bellezza, in un certo senso, questo mite autoritario dentro, fedele alla dottrina scritta, teologo, scrittore, studioso, ma questo ex contadino bavarese, mite. E oggi abbiamo un altro Papa, e abbiamo un Papa che è sceso dal palcoscenico, mi pare, non va in biblioteca, non va sulla piazza, parla con la gente, io mi domando, qualche volta, venendo proprio qui, non ho detto niente naturalmente alla Presidente Montella, perché se magari mi toglieva la parola, in nome però della libertà della parola, mi domando, ma non potrei esprimere un desiderio, dopo tutto, io non sono portato a fare i testamenti spirituali, anche perché penso che menino bravo, no? Però non è che potrei chiedere a questo Papa che è sceso fra la gente, bacia i bambini, scambia lo zucchetto, si dà un sacco da fare, ma potrei chiedere a questo Papa che sembra che abbia capito, che non abbia dimenticato una parola di Cristo, una delle poche condanne, vedi vitibus, guai ai ricchi, Gesù Cristo ha mai detto mai nulla di simile dopo, e che poi qualche volta ricorda anche che in fondo non lite giudicare, non giudicare. Mi domando, ma la Chiesa, accanto parlando dei battezzati, no? Molti di voi, di noi, io, siamo tecnicamente parlando dei cattolici, no? Ma non potrebbe la Chiesa cattolica, apostolica, romana, con uno sforzo di coerenza, ricordando forse più che San Paolo, più che Ignazio della Loyola, che c'erano due militari tra l'altro, Paolo era ex ufficiale esercito romano e naturalmente Ignazio della Loyola non a caso ha fatto un ordine, ha chiamato la compagnia, il Monip poteva chiamarlo la centuria, la divisione. Bene, non potrebbe questo Papa, come si è fatto per il timoroso e timorato, timido e autotraditore Galileo, grande Galileo, ma non potrebbe questo Papa fare ammenda, chiedere perdono, parla sempre di perdono, cominci lui, chieda perdono per avere bruciato un uomo che semplicemente non voleva dire di sì ai suoi carnetti. 7 anni, signori, lo so che noi in Italia siamo abituati ai processi lunghi, ma chi vuole i processi lunghi in Italia perché spera nella scadenza dei termini, ma questo poveretto è stato in carcere nel tribunale della Santa Inquisizione per 7 anni e mezzo, non dimentichiamolo, con il cavalletto usato tutti i giorni per stiracchiarlo a dovere e schiarire il cervello. Io mi domando, in fondo,
se non sia necessario oggi questo Papa che vuole essere così diverso, che poi un gesuita anche lui come Bellarmino è un gesuita, se vuole che gli crediamo, se vuole che pensiamo che tutto non sia solo una tattica per intrappolare, inciarmare, ingannare ancora una volta la gente, non sarebbe possibile chiedere scusa, anche perché ricordiamolo, la Chiesa, questo Papa dovrebbe ricordarlo, questo buon piemontese italo-argentino piemontese dovrebbe ricordare l'odore della carne bruciata. Noi a metà del secolo l'abbiamo di nuovo sentito ad Auschwitz, Treblinka, Buchenwald, Mauthausen e altrove. E allora io mi domando, forse bisogna che qui qualcosa con la storia si faccia i conti, ma sul serio, e finalmente la Chiesa continua. C'è uno scrittore, mi viene in mente pensando ad Auschwitz, pensando a ciò che hanno fatto i tedeschi a metà del secolo scorso, un grande scrittore, Thomas Mann, che in un libro da lui ripudiato, è inutile ripudiare i libri come ripudiare le mogli, sono sempre lì, non vanno via, o ripudiare i mariti che anche peggio, quelli ti ammazzano. Il libro si chiamava Considerazioni di un impolitico, Einige Betrachtungen einer Unpolitischen. In questo libro si dice a un certo punto, con malcelato disprezzo, si definiscono gli intellettuali uomini e donne italiani come gli eterni spaghettanti dello spirito. Signori, quest'uomo è stato bruciato, Pisacane, Gramsci, Don Minzoni, Piero Gobetti, noi non siamo eterni spaghettanti dello spirito, non possiamo essere. Per questo noi veniamo ogni anno, io ringrazio ancora una volta la professoressa Mantello, ogni anno veniamo su questa piazza davanti a questo monumento. Quando la mattina c'è stato il mercato, sono tutti i fiori, pesci, eccetera. E oggi, non così tanto per via della crisi, ma gli anni scorsi, mangiatori, sbevazzatori, qui attorno, insomma, noi veniamo qui. Veniamo qui perché? Per piangere sulla morte tragica, atroce di Giordano Bruno. No. Veniamo qui per compiangere e piangere su noi stessi, se non saremo degni del suo esempio. Bravo.